Firenze, abbiamo convertito, chi stava là in fondo si respirava in 8 ore di lavoro 7.000 sigarette. Forse con lo straordinario. E adesso vediamo un pochettino, oggi quante sigarette si fumano? Allora, gli ultimi valori sulla cocheria sono 735 nanogrammi a metro cubo sul piano coperchi delle batterie 11 e 12. Equivalgono a 476 sigarette in 8 ore di lavoro. 476 sigarette. L'altro giorno sono andato al funerale di un operaio della cocheria che è morto a 37 anni. E il problema è che la principale fonte di naftalene a Taranto, che è la cocheria, bene, il naftalene è stato trovato anche nell'urina delle donne, vedete lì, esami shock, naftalina trovata nell'urina delle donne. Una cosa molto importante che dovrebbero fare, a mio parere, i sindacati è educare i propri lavoratori all'analisi dell'idrossipirene urinario. Noi abbiamo contattato i lavoratori, non sanno interpretare i dati, addirittura dicono a diversi lavoratori non viene data l'analisi dell'idrossipirene urinario. Che cos'è l'analisi dell'idrossipirene urinario? Quando entrano gli idrocarburi policiclici aromatici vengono metabolizzati e c'è un'analisi molto importante che si chiama analisi dell'idrossipirene urinario. Bene, i medici di famiglia non sono in grado di capire perché non hanno studiato medicina del lavoro e soprattutto i lavoratori spesso non hanno il foglietto dall'azienda e però quando abbiamo parlato con alcuni di questi lavoratori abbiamo visto che prendono un po' sotto gamba il discorso. Invece una educazione, perché questa è prevenzione. Se quel lavoratore che è morto a 37 anni fosse stato educato a controllare il suo idrossipirene urinario, forse adesso non sarebbe morto. E andiamo avanti. Questo è il dato drammatico. 54% di bambini malati di tumore in più a Taranto. Il problema è, ma come mai 54% in più per bambini che non vivevano al tempo dei Little Cedar? Cioè, questi bambini non sono nati nel 1995, sono nati qualche anno fa. Come fanno ad avere questa incidenza così elevata di tumori? I casi sono due: o c'è un inquinamento attuale che persiste, oppure addirittura c'è un danno genotossico, qualcuno, i loro genitori, hanno ereditato un danno genetico che trasferiscono ai figli. Sì, bambino malato scrive al papà: uccidi il mostro. Andiamo avanti veloce. Papà di un bambino che è morto per inquinamento, lo vedete prima. Genitori tarantini che affiggono in tutta Italia questi manifesti. Andiamo avanti. E questo è Lorenzo Zaratta, il bambino morto con un tumore al cervello. È il simbolo del papà, si è esposto tantissimo. Al bambino è stato dedicato una piazza a Modugno, a Taranto ancora no. E poi l'altro dato drammatico: le sostanze che vengono emesse dall'ILVA non sono solamente sostanze cancerogene, sono anche sostanze neurotossiche. Qui non possiamo, l'allarme dei pediatri, piombo nel sangue dei bambini. Questi che vedete sono dei test che hanno fatto specialisti dell'Istituto Superiore della Sanità. Vedete, i dati più bassi del quoziente di intelligenza sono proprio bambini del quartiere Tamburi. I danni provocati dalle sostanze neurotossiche sono irreversibili. Il quoziente di intelligenza più alto, 10-15 punti in più, nelle zone più lontane dall'ILVA. Quando tiriamo fuori questi dati, dicono siete allarmisti, ma il problema è che è ancora poco acquisita dalla popolazione la coscienza che c'è un danno anche a livello di sinapsi, di neuroni, c'è un danno che riguarda il potenziale intellettivo. Bambini che sono vissuti vicino alle centrali a carbone avevano un quoziente intellettivo più basso. Questo ormai è assodato, ci sono studi che lo danno per assodato, ma a Taranto ancora stentiamo a percepire il fatto che noi con un alto livello di inquinamento esponiamo i bambini ad avere un quoziente di intelligenza più basso. Andiamo avanti. E qui abbiamo i lavoratori del cimitero che si devono mettere la mascherina. Andiamo avanti. Le pecore con la diossina. Allora, Martin, l'ILVA produceva diossina quanto 10.000 inceneritori, fonte ARPA.
Adesso, scesa di molto la diossina, quanto 500 inceneritori. Accettabile? 500 inceneritori. È molto buono come risultato, siamo scesi da 10.000 a 500, ma è accettabile avere 500 inceneritori? Ancora no. Qua, cammino entro 112. Sopra. Noi ce l'abbiamo a chilometro, sì. Andiamo avanti. Forza la Tessina, la Tessina è arrivata anche nelle corse, andiamo avanti. E qui vicino c'è un campo dentro, nel quale hanno giocato la Carbonara, Ricchiano, Papalia, De Tullio, Andrisani, Guarino, Catapano, Casile, Dalò, De Gennaro, Capozza, sono tutti morti, erano i lavoratori del siderurgico, perché giocavano su un campetto dove sono stati trovati 654.980 kg di polveri tossici. E la lotta pure. Emissioni non convogliate, quando prima il procuratore, il dottor Sebasto parlava di emissioni non convogliate, eccole lì, andiamo avanti, stiamo arrivando alla fine. Chi inquina paga, è un principio che non è stato applicato a Taranto, eppure ci sono due direttive europee, andiamo avanti. Slopping, uno dei tanti. Non si potevano fare a Genova, a Taranto, sì. Uno dei tanti, tanti numerosi. Vapore, ecco, questa è un'altra cosa importante, è possibile che a Taranto era ormai abitudine diffusa a dire non vi preoccupate, quello è solo vapore. Oh, sì. Vabbè, anche fosse stato solo vapore era effetto serra, era gas serra, ma il problema è che non era solo vapore, dentro quello c'era anche una componente cancerogena, sì. IPA, idrocarburi policiclici cancerogeni. Questi sono i dati che qui in questo quartiere c'è un assistito malato di tumore ogni 18 residenti, un malato di cancro ogni 18 residenti, qui. Negli quartieri più lontani uno ogni 26. E questi sono, torniamo indietro, il problema drammatico sono i nuovi casi di tumore, i codici 048, guardate, si è passato dal 2004 651 casi al 2013 1034. Questo significa che dopo i 12 decreti salva Ilva abbiamo avuto 5.000 nuovi casi di tumore. Andiamo avanti. Eccoli qua. Andiamo avanti. E questi sono i dati dell'Istituto Superiore della Sanità. Gli uomini più 30% di tumore testa e collo, per i polmoni più 50%, mesotelioma più 100%, fegato più 40%, rene più 100%, colorretto più 20%, prostata più 20%, vescica più 30%, linfomi non Hodgkin più 50%, melanoma più 90%, non vi leggo quelle delle donne perché sono altrettanto drammatici. Ora, che cosa stiamo aspettando per convincerci che qualche cosa non ha funzionato e che lo Stato, oltre che la politica, ma soprattutto lo Stato, non è stato il buon padre di famiglia? Quando uno vince un concorso, la prima cosa che viene detto a un dirigente, tu devi, se non c'è una norma, devi svolgere la funzione del buon padre di famiglia. È mancato il buon padre di famiglia, andiamo avanti. E tuttavia è nata una coscienza tra la gente. Ed ecco le alternative. Pizzu, magari. La Rue, Belval, Stoccolma, Taranto.